Allora, parliamo di questa Sierra Cosworth, che era coso del Gasi. Allora, non ho capito che lui l'ha sistemata, l'ha rimappata così. Il primo punto debole è appunto questo della lentezza del lavoro. Cioè, le persone si lamentano che vanno da Gasi, ma ci mette dei mesi perché non ha un organico, cioè non è depotenziata l'officina, capito? Lui te li porti da Taffa dopo 3 mesi. Però vabbè, questa è una sua scelta, ci sono tante officine che lavorano depotenziate per risparmiare sulle buste, eccetera. Però questa è una sua scelta. Io la rispetto, anche però è una cosa che un pochino lo penalizza rispetto alla concorrenza. Sappiamo, no, che il settore dell'automobile è molto frastagliato. La seconda è sempre questa intonazione che tu utilizzi quando spingi il gas, che vai oltre, non è semplicemente una bella esclamazione, vai molto oltre. In questo devi rispondere la tua coscienza, ma probabilmente questo è un tuo difetto caratteriale. Torniamo sempre ai difetti caratteriali perché ci ricadi sempre. Mi meraviglio che nessuno, non sarò certamente io, ma qualcuno segnalerà il tuo video e te lo farà presente, perché sarebbe il caso di finirla. Io non lo farò, ti ripeto, ma qualcuno lo farà, perché questo sarebbe, siccome tu offendi le persone che hanno una fede, tu le offendi. Urti la mia sensibilità, da cattolico urti la mia sensibilità. Ti prego di smetterla, punto. Però fai quello che ti pare. Poi dopo andiamo avanti. Non sono tutti agnostici e atei, ti avviso. L'auto, sì, è una Mondeo strafforzata. Adesso voglio dire, la RS è nettamente superiore, quella con, no, le pine da squalo. Poi ha quotazioni comunque importanti, 30, 40, salire. Però, non, insomma, è una fiesta no? con la musata allungata, insomma, rimane sempre una fiesta, più che una Mondeo, perché se diciamo che è una Mondeo facciamo troppi complimenti, diciamo che è una fiesta degli anni 70, degli anni 90, scusa, pardon.